Il luogo dove siamo oggi è particolarmente suggestivo e particolarmente sconosciuto, o sottovalutato. No, hai messo veramente il dito nella piaga, perché è qualcosa che è a Pistoia dal 1300. Quindi, nonostante questo, è un'area, è una struttura non molto frequentata anche dai pistoiesi. E questo è un peccato, perché è qualcosa che riguarda la nostra storia più vecchia, insomma, più antica, perché si parla del 1300, poi ci fu degli ingrandimenti successivi nel 1500, e ora siamo proprio su questi bastioni realizzati successivamente al 1300, quelli sono i bastioni originali. È una struttura che meriterebbe forse così un ingrandimento, un occhio di riguardo, un po' da parte di tutti, perché vedete un po' le condizioni in cui si trova aggredita ebbe, edere e quant'altro. Eppure, appunto, offre anche una prospettiva sulla città e degli scorci così belli È che suggestivo. suona proprio strano di Stona, camminare sì. in questi percorsi e non incontrare nessuno. Assolutamente. Questo succede ogni giorno in pratica. Sì. È un peccato perché altre strutture analoghe in altre, diciamo, città, in altre situazioni vengono valorizzate, non dico sfruttate, ma valorizzate in maniera un po' più intensa e meritoria, anche perché lo merita. Eh sì, ora diciamo che per me fa anche piacere camminare così nel silenzio, nel cuore della città. Sì, siamo in Ecco, pieno centro in se pratica. diciamo, togliamo questo tipo di considerazione, però dici, ah, guarda che bellezza! Sì, La siamo mattina bisognerebbe venire qui e farsi una bella passeggiata su su questi camminamenti, camminamenti. precisamente. Questo sarebbe auspicabile. E poi arrivati qui, però si nota qualcosa che sicuramente non è coevo alla struttura, Assolutamente, ecco, assolutamente. e che lascia un po' perplessi a dire: ma che ci fa questo cimelio di guerra collocato in Cimelio, sì, questo? dell'ultima guerra in sostanza, ma che con Pistoia ha dei legami abbastanza stretti. Si tratta appunto della mitraglia del sommergibile Cirè. E questa cosa che detta così dovrebbe farmi capire delle cose che io non capisco. Va bene, E quindi magari tu mi certo, aiuterai a capire meglio. qualche notizia siamo in grado di fornirla. Guardo attento sta, facili ed invisibili, partono i sommergibili, cuori e motori da salitori contro l'immensità. Andar per il vasto mar, ridendo in faccia a monna morte dal destino, colpir e qui, siamo di fronte a qualcosa di, diciamo, di storico che ci riguarda direttamente. Sembra strano, ma è così. Ecco, ma soprattutto vedo che siamo in buona compagnia con due nostre vecchie conoscenze, Certamente. con Cosimo Azzinari, esperto di armi antiche e non solo, Però. e Carlo Pellegrini, Modelli. modellista di un sacco di cose, ma oggi in particolare proprio di sommergibili e di insomma, siluri e cose che hanno a che vedere con questo oggetto di cui Certamente, oggi andiamo a parlare. certamente, Allora, io la domanda che faccio a Paolo è questa: ma dentro la fortezza perché ci troviamo ad avere a che fare con una mitraglia che, a quel che ho capito, è la mitraglia di un sommergibile, lo Shiré sommergibile famoso che abbiamo qui rappresentato grazie all'abilità di Carlo. Ecco, ma che ci fa nella fortezza a Pistoia?
Ma Pistoia è legata allo Scirè per diversi motivi. Prima di tutto c'è il fatto che Scirè è una regione dell'Etiopia, durante la guerra d'Etiopia tra il 35 e il 36, lì ha combattuto il reggimento Pistoia. Questo è il primo legame con la voce Scirè. Okay. La seconda, forse più importante, è quella che la bandiera di combattimento gli fu la bandiera di combattimento della allo Scirè, al sommergibile, il 19 giugno del 38 dalle donne pistoiesi che facevano parte del fascio femminile. La madrina mi sembra fosse Anita Baldi per l'occasione. E questa è la ragione per cui il consubim, cioè gli incursori della marina, quando sono andati sul relitto per recuperare i cadaveri e anche qualche cimelio, pensarono di donarla a Pistoia per via di questo legame, insomma. Ah, ecco, scusa, praticamente la bandiera sarebbe questa? Sì. Questa bandiera che stava sopra lo Scirè l'avevano fatta le donne pistoiesi, le patronesse pistoiesi. Sì, del fascio femminile di Pistoia. Tant'è vero, vedi, qui ci sono anche un documento che attesta, questa è una copia, ma l'originale è conservato nel nostro archivio di Stato, dove viene invitato dalla Lega Navale Italiana, il nostro prefetto dell'epoca, alla presenza, a presenziare la consegna della bandiera di combattimento. Ha disposto che la consegna della bandiera di combattimenti al sommergibile Scirè da parte della città di Pistoia, che avvenga alla Spezia il 19 giugno del 38, in occasione del ventennale della resistenza sul Piave del nostro glorioso esercito. Nell'84, grazie all'intervento di Spadolini, del ministro Spadolini, d'accordo con le autorità israeliane, perché si trattava di recuperare un relitto che era nella baia di Haifa, di fronte alle coste israeliane, i nostri incursori scesero sul relitto, che è a poca profondità, e recuperarono insieme a una quarantina di cadaveri, gli altri non era possibile estrarli, anche alcuni pezzi di questo sommergibile, tra cui la mitraglia, che fu appunto per questa ragione donata alla nostra città. Noi magari proprio tanta attenzione non l'abbiamo avuta. Sì, diciamo in un angolo un po' periferico di una fortezza molto poco frequentata, e quindi insomma va bene, cioè questa collocazione un po' così anomala. Parlare dello Scirè fino a un certo punto epoca era quasi, non dico una vergogna, ma insomma scomodo. Gli inglesi ne hanno parlato molto più di noi, addirittura sul Times hanno fatto degli articoli sull'argomento, e gli inglesi, sai benissimo, che non sono teneri nell'accettare delle sconfitte, ma hanno dovuto riconoscere, diciamo, lo slancio e la lealtà soprattutto di questi ragazzi che si sono immolati perdendo la vita. Forse secondo me erano più fedeli all'Italia che al Duce, detta proprio francamente, però è un'idea mia questa. Ecco, allora, però, questo oggetto è qua. Allora, è un oggetto che ha qualcosa da raccontare, e forse lo facciamo raccontare proprio agli esperti. Certamente. Allora, Cosimo, che quando uno viene qui guarda questo oggetto un po' arrugginito, e io da, diciamo, incompetente della materia non leggo niente. Invece che cosa dovremmo sapere di questo oggetto? Dovremmo sapere tanto. Diciamo che noi intanto questa mitragliatrice era stata brevettata da questo ingegnere francese, da questo Frank Hockett, anzi. E noi l'abbiamo adattata, è stata costruita dalla Breda, ma era una macchina ovviamente all'avanguardia per quei tempi, già per quando è nata. Noi ovviamente l'abbiamo adattata noi, ma come l'hanno adattata tanti altri paesi, per un motivo molto semplice. Perché è stato questo ingegnere l'aveva progettata, è nata in un calibro 13,2. Ecco, guardiamolo un attimo, ecco. 13,2, ma su già base di un calibro 12,7. In teoria questa è uguale alla 12,7, ma si differenzia, dice, questo è solo nella lavorazione, diciamo, del colorino e della lunghezza, per ospitare, diciamo, l'ogiva di 13,2. In effetti questa cartuccia è marchiata, è stata prodotta in Belgio, perché noi, avendo anche qua la SMIA Campo di Zoro, attualmente non siamo riusciti a reperire un proiettile prodotto qua da noi, però ognuno produceva le sue cose.
e per la linea di, diciamo, di produzione, per una fabbrica, perché l'Italia? Perché ha fatto pochissime modifiche alla linea di produzione di Boston per creare il Boston di questa mitragliatrice. Quanti colpi sparava? Questa sparava, aveva una cadenza di tiro di 600-800 colpi al minuto, una gittata di 6.000 metri, come tiro della... E l'ogiva ovviamente, essendo un 13,2, era nata con l'ogiva perforante, incendiaria e tracciante, era contraddistinta da, diciamo, da questo, la cosa, dal colore che veniva messo sulla punta dell'ogiva. Se era nera era di quelle perforanti, e rossa e più scolorita era tracciante, incendiaria. Sì. Questo era l'oggetto, sì, di questa macchina. Minuto, ho detto. Però 600. Il caricatore era di 30 colpi. Il caricatore della macchina erano due caricatori che si infilavano di sopra di 30 colpi, sì, per uno. Sì, che 30. Tu. 30, no, aveva 60 colpi per anno. E l'impianto per farla salire e scendere? Era un impianto pneumatico di questa macchina che in teoria andava a scomparsa, cioè con la pressione dell'olio veniva tirata giù e riemersa sopra. Era tutto meccanicamente, per i tempi era all'avanguardia per gli anni, per la Seconda Guerra Mondiale. Diciamo, ecco, che Carlo, ci puoi far vedere dove stava, sì, la mitraglia nel modellino? Del portello. Stava qui su questa piazzola. Ecco, guardiamolo un attimo. Gli hanno fatto questa modifica per trasportare questi contenitori per il siluro. E sicché hanno dovuto levare la mitraglia che era in questo punto qui, nella piazzola, qui davanti. Ecco. Sicché... Cioè, quando è affondato era in quel punto lì la mitraglia o era già stata spostata? Sì, secondo me la mitraglia... Secondo me era un allestimento che potevano abbastanza velocemente levare, okay, perché questi siluri qui, questi contenitori qui sono proprio legati, si vede, non è roba saldata, sicché le mettevano e le levavano per l'occasione. Ah. Punto che era c'era la mitragliatrice, essendo un sommergibile, era prima la mia versione nata con la mitragliatrice scomparsa, era quando si immergeva veniva tratta, ritratta, infilata dentro e lui era in immersione. Dal momento in cui emergevano in superficie, la mitragliatrice veniva pneumatica, veniva spinta in superficie, era pronta all'uso con gli operatori, con i militari, ed era pronta a far fuoco su eventuali aerei o navi che erano attaccati. Questa poi successiva trasformazione che vediamo in questo modellino è quanto la tecnologia siamo portata, abbiamo creato i siluri, fu modificata, levata la mitragliatrice per far posto ai portasiluri. E a questo punto adesso ce li spiega meglio Carlo. Ecco, il portasiluri che sarebbero i famosi maiali, che sono maiali, questi. Esatto. Sì. Ok, e perché avevano bisogno di essere trasportati col sommergibile? Cioè, un po' una roba strana, no, questa, no? Ecco. No, perché queste cose, il sommergibile generalmente partiva, la base l'aveva alla Spezia. Ah, ok. Sicché la guerra era per dire, in questo caso a Gibilterra si è detto, questo qui non ci poteva andare da solo, perché era un mezzo che andava trasportato vicino al porto per quello che doveva fare. E appunto le prime volte hanno pensato di trasportarlo con dei mercantili, con dei aeroplani, con... E poi gira, si sono resi conto che il sommergibile, insomma, ci sta meglio. E quindi partiva il sommergibile per trasportare nel luogo dell'assalto, sì, questi sì, mezzi. Abbiamo deciso di andare a saltare il porto di Gibilterra. Caricavano tutto quello, andavano, arrivava il sommergibile vicino al porto, perché questi... Tra l'altro aveva un po' autonomia. Quanto pesava tutto il completo, con la carica e tutto il resto? Questo pesava intorno a 1.300, 1.200, 1.300. E la carica quanto pesava? Secondo la carica era o a carica unica come quello lì o carica sdoppiata, che ne potevano levare mezza secondo chi aveva da abbattere. Sì, cioè, scusa, questo qui era la parte che veniva sganciata per colpire il bersaglio. Sganciata e attaccata sotto a queste alette qui, vedi? Le alette di rullio sono queste, sono due alette stabilizzatrici di mezzo e le navi ce l'hanno tutte. Quella lì passavano, vedi, a quell'occhiello, sì, lì? All'occhiello. Un canapo, attaccavano con due morsetti qui, sganciavano, era tutto abbastanza tutto rudimentale, tutto rudimentale. Però era una cosa un po' complessa. Quindi questi personaggi che sono qua sopra guidavano il maiale, sì, ma poi erano anche quelli che dovevano piazzare, sì, l'ordigno, sì, sotto alla, sì, nave che doveva, sì,
diciamo, essere fatta salvare. Appena abbiamo finito di mettere la bomba, cominciava problemi. Perché indietro non tornavamo più. Sott'acqua non ci potevamo più stare, tornavamo fuori e depilavamo tutti, l'hanno tutti. L'altra cosa che possiamo dire è che un sommergibile del genere portava 3 siluring in realtà, di fatto. Sì. E quante persone? Una cinquantina. Quando è affondato, infatti, sopra c'erano 60 persone, compresi 11 uomini gamma, quindi che avrebbero dovuto fare l'operazione a Haifa. Tra i quali, lì ci sono i nomi di tutti, c'è una curiosità, c'è un certo Egil Kerzi, che era fratello di colui che poi diventò prefetto a Pistoia dal 79 all'82. Tra i morti dello Scirocco. Un altro legame che ci lega a Pistoia, la mitragliatrice. Esatto. Ecco. Questo sommergibile, magari non lo so, i sommergibili, almeno i sommergibili di quell'era lì, quelli moderni d'ora, questi qui avevano due fonti di alimentazione, avevano il motore a scoppio, per quando navigavano in superficie. Sì. E dopo, appena si immergevano, andavano a batteria. Questo andava a batteria. Ah. Elettrico? Sì, elettrico, a batteria, con le batterie. Sì. Allora, per non fare rumore. Certo. E anche perché poi dopo, sott'acqua, non avevano lo scoppio. Capito? Sì. Sicché avevano questi due motori. E questo sommergibile andava a una 70, 80, 100 metri massimo di profondità. Immersione. Era molto difficile a fare le manovre, molto difficile. Secondo me, chi viaggiava con questi sommergibili, per dire sott'acqua, a 30 metri di quota sott'acqua, per mantenere lo strumento, il sommergibile lì, era difficilissimo, ci voleva proprio, perché era tutto un problema di equilibri, Sì. Di equilibri di galleggiamento. Tipo come il otturatore della macchina fotografica, in funzione della velocità di scatto, secondo quanto è aperto c'entra più o meno luce, ma anche secondo la tendina, la velocità come va veloce, c'entra più o meno luce, impregna più. Cioè non era facile mandare. Tu sei informatissimo, dico, ma il colore dello Scirocco, che aveva importanza per ragioni mimetiche. Sì. Io so che era un verdolino. Allora, i colori delle armi, sommergibili, militari. Intanto erano tutti opachi e non lucidi, i colori. E poi erano tutti i colori, ma comunque c'era 3 o 4, il grigio, anche il verde scuro. Insomma, tanto l'uno che l'altro erano abbastanza mimetici. Del tipo, poi probabilmente... Forse hanno detto si fa i sommergibili, grigio numero, e l'hanno fatto poi tutta quella maniera, vedendo che andava bene, ma andava bene anche il verde scuro. Io ho tanta roba sempre di guerra che è un verde abete scuro, insomma c'era dei grigi scuri. Adatti ai maiali, qualche fossero 4 mi sembra, della stessa classe dello Scirocco. Come, scusa, adatti? Sommergibili che costruiti adatti, maiali. Sì, mi sembra fossero 4. Sì. C'è lo Scirocco, il Gonda, il Neghelli e la Shanghi. Erano 4. Sì, adibiti al trasporto del maiale. Lo Scirocco è quello che è campato più di tutti. Quegli altri l'hanno fatto fuori in 5 minuti. Più di tutti, ovvero quanto? Di casa. Ovvero quanto è vissuto lo Scirocco? Questo su 4 anni. Dal 38 al 42. Sì, perché fu affondato il 7, mi sembra, d'agosto del 42. Sì, primi d'agosto. Quindi, primi di agosto del 42. E fu affondato da chi? Dagli inglesi. No, ma è stato... Anche lì ci sarebbe la... Comunque loro non sapevano che a Malta affondarono... Haifa. Affondarono a Haifa, ma fu un'esecuzione. Sì, bravo. Perché nel frattempo avevano decifrato il codice enigma degli alleati. Sì. Quindi sapevano, siccome l'operazione la dirigevano i tedeschi, quindi sapevano, era sotto controllo, gli inglesi sapevano quando sarebbe partito dalla Spezia, dove sarebbe arrivato e quando. Sì. Quindi l'aspettarono lì, aspettarono che fosse su un fondale di 30-35 metri dove non poteva più manovrare, dall'alto lo vedevano la sagoma, e lo bombardarono da terra, dal mare e dal cielo. Sì.
Ma fu un'esecuzione perché un paio ce la fecero a uscire dallo scafo. Uno era anche questo Egil Kerzi, insieme a un certo Dalben, e furono mitragliati fuori, sì, con l'intenzione, appunto, degli inglesi di ucciderli tutti. Quando il sommergibile era già in condizioni... Era finito. Ancora, continuavano sempre. Ma io ho saputo, ho letto, un trabollo, ho sognato, non lo so neanche, ma che... E lo sapevano del sommergibile che arrivava lì anche. Era nota l'operazione. Questi poi sono tutti le pieghe della storia, che sì, a partire, esatto. La cosa che mi incuriosisce oggi è che arrivando qui, vedendo questo reperto della Seconda Guerra Mondiale, se si incomincia a scavare, si entra in pieghe della storia. Anche diciamo meno note, ma poi si arriva alla storia delle persone che sono scritte lì, e che appunto si arriva poi alle persone, e lì c'è l'unico che in questa storia poi sono coinvolte, cioè, come dire, non è un reperto, che è un cimelio che ha valore di per sé, ha valore in quanto racconta storie di persone che in vari modi sono legate. Hanno cercato di difendere il nostro territorio e la nostra Italia e la nostra bandiera che portavano su sommergibile. Per rimanere nel popolare, Paola, sì? Senza andare nel sempre particolare. Sempre per restare nelle storie, sì, nelle storie pistoiesi, delle persone, storie pistoiesi. Questo ce l'ha fornito un personaggio, bisogna essere onesto perché non è roba mia, che appartiene all'Associazione Marinai d'Italia, sì? Giberto Premuda, che ha conservato questo, che per me è qualcosa di unico, di straordinario. Sembra, è la verità, che la scuola elementare di Vico Faro mandasse gli auguri alla base, che li consegnasse ovviamente all'equipaggio, al comandante del sommergibile Scirè. Il comandante, che all'epoca era Riccardo Lesca, proprio in maniera cortese e delicata, rispose con questo alla scuola di Vico Faro. Ai balilla e piccole italiane della scuola di Vico Faro, Pistoia, gli ufficiali e l'equipaggio del, come si legge, regio sommergibile Scirè, inviano affettuosi e sinceri auguri. E qui ci sono le firme di tenente di Vascello, comandante Riccardo Lesca. Bellissime. Qui era tutte il secondo hanno comandante. Firmato la dichiarazione. Le firme di tutti gli ufficiali, uomini dell'equipaggio. Sì. Ma è bellissimo. Ecco, appunto, e si torna a dire altro come dettaglio, sì, che veramente ci lega le storie maniera. Delle persone si legano veramente da e questo esula dalle ragioni politiche. Su, queste sono storie di cuore, belle, basta, di persone, insomma, di tutto lì. Insomma, come sempre, questo ci rimanda a pensieri, insomma, che sempre le guerre non sono fatte di numeri. Però nella letteratura, te ne cito uno per chiudere, sì? Se siamo alla fine, sì? È venuto in mente ora. Sì? All'Italia di Giacomo Leopardi, lo compose mi sembra nel 1818, aveva 20 anni. Beatissimi voi, che offriste il petto alle nemiche lance per amor di colei che al sol vi diede. Io credo che migliore verso di questo, per questi ragazzi soprattutto, non ci sia. Grazie a Giacomo Leopardi. E grazie a voi che ci avete fatto scoprire una fetta della storia. Ok.